quadro tendenziale, il quadro a legislazione vigente è stato trasmesso alle Camere, c'era tutto il tempo per trasformare il cosiddetto contratto di governo in un programma e quindi trasformare quel quadro tendenziale in un quadro programmatico. Avete deciso di non farlo. Assumetevene la responsabilità di fronte al Paese ed evitate di far sì che questa cortina fumogena che avete deciso di tenere in vita fino a settembre nasconda le contraddizioni che oggi quest'Aula si ritrova davanti. I portoni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica nella scorsa legislatura si sono aperti con il Paese a meno 2,8. Si sono chiusi con il Paese a più 1,5. Lo dico a tutti i colleghi che hanno parlato della complessa validazione del bilancio di previsione 2018-20. Siamo d'accordo su 2 punti su 3, e cioè il disinnesco delle clausole di salvaguardia, ve l'abbiamo proposta nella prima seduta della Commissione speciale. Ci siamo sentiti dire per 40 giorni che non era una priorità. Così come vi abbiamo proposto il secondo punto degli impegni, e cioè di mantenere la stessa formula che i governi precedenti avevano utilizzato con Bruxelles, e cioè la possibilità di utilizzare gli spazi di flessibilità. Presidente, questi aspetti sono fondamentali per evitare che la cortina fumogena cancelli tutto. Ho sentito il ministro Tria raccontare all'Aula che è necessario continuare il percorso di consolidamento dei conti pubblici. Rispetto a questo punto non possiamo non sottolineare il lavoro straordinario fatto dal ministro Padoan in questi anni. Se il Paese è in queste condizioni è perché per 5 anni, come le formichine, e vi consiglio di non interpretare la vita come le cicale, perché questo sì potrebbe essere un problema molto serio, collega Borghi, come le formichine sono stati messi da parte giorno dopo giorno i viveri per i tempi più complessi. Se siamo qui a parlarne con il Paese stabile sul piano finanziario è perché il debito è stato sempre sotto controllo, ed è stato sotto controllo per un mix di politiche pubbliche e di politiche economiche coerenti. A chi nella maggioranza ha rivendicato la necessità di dare una risposta a questo mix che facciamo fatica a capire come potrà rivelarsi, il mix di più investimenti pubblici, meno riduzione della pressione fiscale, più sostegno ai redditi bassi, o ci dite come si fa, o state prendendo in giro prima il Parlamento e poi il Paese, o ci spiegate come si fa e lo dite qua, o continuate a raccontare al Paese cose irrealizzabili. Potevate farlo. No, avete deciso di non farlo.